Buon inizio di settimana, benvenuti, ben ritrovati. Una nuova puntata di Res Publica Sicilia chiama Europa. Sempre un piacere avere in studio e scambiare quattro chiacchiere, a volte anche un po' di più, con il primo cittadino di Salemi, il sindaco Domenico Venuti, che subito vado a presentare. Eccolo qua inquadrato. Salve, Oggi facciamo buonasera. la gara a chi è più stanco, ma lui appare sempre fresco, non so come faccia. Qual è il trucco, sindaco? Ma il trucco è non fermarsi, perché a volte, diciamo, quando poi ci si ferma a riprendere richiede una fatica maggiore, quindi il trucco è non fermarsi mai e finora diciamo che questo è stato un po' la cifra delle mie giornate. Adesso non durerà per sempre, ovviamente, Oh, e certo. Ma anche per fortuna ci arriveremo, ecco, direi. capisco che già vuoi entrare subito nel merito delle questioni elettorali e soprattutto sui 10 anni che hai egregiamente condotto da sindaco, ben amministrando, lo dico io così, se mi volete smentire, smentitemi pure, ma penso che i fatti siano davanti agli occhi di tutti, ben amministrato cioè il Comune di Salemi. Ma prima di entrare nelle questioni appunto di natura politica, amministrativa, fare un po' velocemente il sunto, lo faremo poi più in là, certamente in maniera approfondita con Venuti, il sunto dei suoi 10 anni da sindaco. Uno dei motivi per cui quest'oggi il sindaco è qui in studio è perché facendo un salto di circa un mesetto scarso, torniamo indietro alle manifestazioni che hanno visto Saremi, come da sempre, mi sento di dire, da diverso tempo, essere protagonista nelle celebrazioni per la festività di San Giuseppe, con una tra le manifestazioni più seguite della provincia di Trapani e della Sicilia occidentale, cioè quella che riguarda i pani di San Giuseppe appunto. Saremi, da questo punto di vista, è un must, non si può, quando si vuole capire che significa la lavorazione del pane, tutto ciò che attiene appunto a questa celebrazione, non si può non fare riferimento a Saremi. E allora, prima di commentare quello che è successo e di poi spostarci sulle questioni amministrative, abbiamo un video, chiamiamolo documentario? Perché no? Un filmato su quello che è stata appunto l'edizione di quest'anno della festa di San Giuseppe in quella di Salemi. Lo vediamo e poi lo commentiamo un po' con il sindaco. Per la città di Salemi la festività di San Giuseppe è un lungo momento di festa. Quest'anno, per la tradizionale ricorrenza programmata dal 16 marzo e fino al giorno 24, il territorio ha vissuto 9 giorni durante i quali la città, che si è classificata al terzo posto nel contest nazionale Borgo dei Borghi 2023, ha aperto le porte ai tantissimi turisti e visitatori giunti da varie parti della provincia, da Palermo e anche ben oltre, per mostrare i tradizionali altari di pane che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Il cartellone varato dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato al turismo con la collaborazione della Pro Loco e di altre associazioni ha previsto iniziative culturali, musica, convegni ed eventi sportivi e anche quest'anno un servizio bus navetta da Piazza Vittime di Nasseria a Piazza Libertà per le giornate clou della manifestazione. Abbiamo sentito il sindaco Domenico Venuti.
un punto di riferimento importante per una festività che ha una matrice religiosa, ma che abbiamo voluto trasformare in una declinazione anche contemporanea attraverso mostre, attraverso installazioni, attraverso artisti che stanno facendo delle opere all'interno del nostro centro storico. È stata trasformata in una vera e propria festa che vede al centro gli altari, al centro il pane, ma soprattutto vede al centro la coralità di una comunità che si riunisce per lavorare, preparare tutto questo, e in una cornice splendida che è quella del nostro centro storico, dove abbiamo concentrato il tutto. L'aspetto sociale che si lega a San Giuseppe è davvero rilevante, e quindi credo che da questo punto di vista è un doppio risultato. In un momento in cui i ragazzi sono proiettati altrove, spesso vanno via, qui c'è anche addirittura un ritorno di ragazzi che ho visto essere ritornati magari anticipatamente rispetto a Pasqua per venire a lavorare, a collaborare per la realizzazione di questa festa che, ripeto, ormai è davvero un punto di riferimento imprescindibile per tutti noi. Abbiamo voluto scommettere, consci del fatto che si parte dalle tradizioni, le si declina in una prospettiva anche futura, contemporanea e futura, e con questo si riesce a fare insieme cultura e turismo. Tanti giovani preparati anche a ricevere le tradizioni dalle loro famiglie, che hanno realizzato questi pani bellissimi da vedere, sono molto orgogliosi. Sì, e questa è un'altra novità di questi anni. Ragazzi che hanno addirittura allestito una delle due cene, dei due altari proprio voluti dal comune, è stata fatta da ragazzi, da un gruppo di giovani, ovviamente coadiuvati dalle loro famiglie, che non vogliono disperdere la tradizione, ma che vogliono essere anche protagonisti della vita culturale e sociale della loro città. Una bella soddisfazione per lei da primo cittadino. Eh sì, una soddisfazione, perché ricordo che 10 anni fa, quando siamo arrivati, proprio nel 2014, non c'era stato, l'anno in cui sono stato eletto la prima volta, non c'era stato neanche il festeggiamento di San Giuseppe, era tutto un po' caduto nell'oblio, e invece abbiamo voluto scommettere. Allora da questo punto di vista sì, dopo anni di sacrificio è stata una bella soddisfazione, già negli anni scorsi, ma coronata adesso da queste ennesima edizione riuscita. Un'operatrice dell'associazione Nuova Sicilia Bella, Cettina Grassa, ci parla dell'evento e della tradizione molto sentita anche dai giovani. Siamo qui per fare vedere la lavorazione del pane, perché tante persone che vengono pensano che si usano delle forme, invece è tutto a mano. Allora, per far rendere conto di questa cosa, ci mettiamo qui e diamo dimostrazione. Questo pane viene iniziato almeno un mese prima, è molto lavorato e quindi bisogna iniziare molto presto. Naturalmente si chiede aiuto a tante persone, noi come associazione già siamo in tanti, però fa piacere ricevere l'aiuto di tutti. Tutti i giovani che fanno parte del gruppo folcloristico si avvicinano a questa tradizione, e quindi viene portata avanti, perché naturalmente in un mese tu vedi oggi, vedi domani, devi imparare, l'anno dopo impari ancora, quindi queste tradizioni camminano anche fra i giovani, non si ferma fra le persone più grandi. E quindi per voi è importante che i giovani sappiano e sappiano fare? A voglia, sì, per noi siamo contenti quando i ragazzi sono entusiasti loro stessi di vedere che anche loro possono e riescono a fare queste cose. Thank you.
diversi giovani salernitani che hanno appreso la tradizione dalle rispettive famiglie che già a partire da un mese prima dell'evento si riuniscono per preparare i loro altari e portare avanti quest'usanza così tanto sentita. Fin da piccoli, sia dalle scuole sia in famiglia, si fa sempre il pane di San Giuseppe, o comunque viene portata la tradizione dentro le nostre case. È un'arte che si tramanda di generazione in generazione, quindi sono state le nostre nonne, i nostri nonni, di conseguenza anche zie, familiari, parenti, ma anche amici, vicini di casa, proprio perché le cene nascono come devozione verso il santo, per ringraziarlo di una grazia ricevuta o per chiedere in dono una grazia, e quindi nella realizzazione di queste cene era importantissima la collaborazione tra familiari, amici, parenti, vicini di casa, quindi comunque era un lavoro di collaborazione e cooperazione. Abbiamo impiegato circa un mesetto e mezzo per realizzare la cena, perché si parte dalla struttura che può essere in legno o in ferro, e quindi va prima costruita una base che viene poi rivestita con bosso e alloro, quindi oltre alla raccolta di questa pianta dobbiamo anche manualmente rivestire tutta la struttura, e poi i pani vanno ad uno attaccati sulla struttura stessa, quindi c'è veramente un lavorone. Oltre, nel contemporaneo, le signore ci aiutano a fare tutti questi pani, e quindi si procede di pari passo con entrambe le cose. Sono pani commestibili, sono fatti con farina e acqua, un po' di distrutto. Ovviamente, essendo appunto pani realizzati con farina e acqua, sono facilmente deteriorabili, per cui generalmente proprio negli ultimi giorni si inizia a staccare il pane e a donarlo ai visitatori, e il resto appunto viene tolto e donato a chi ha il piacere di riceverlo. Comunque non si può mantenere la struttura, sia dal punto di vista del pane, sia proprio per quanto riguarda la struttura, che di anno in anno viene cambiata, modificata. È anche un piacere proprio rielaborare, far venire anche fuori dei progetti creativi. Speriamo che sia un anno, anche dal punto di vista turistico, più florido, e che soprattutto i giovani, oltre a noi, altri si avvicinano alla tradizione e possano aiutarci in queste progettualità da portare avanti. La Proloco di Salemi è una guida d'eccellenza per i visitatori che giungono in città in quelle giornate per visitare il centro storico e assaggiare le pietanze offerte. Ascoltiamo una delle giovani dell'associazione che racconta le peculiarità dell'evento. Salemi sicuramente è molto legata a San Giuseppe, e infatti, nonostante non sia patrono di Salemi, perché il nostro patrono è San Nicola di Bari, noi siamo molto devoti a San Giuseppe. Infatti ogni anno prepariamo questi altari, che poi vengono affiancati dalle cosiddette cene, che sono in realtà dei pranzi che iniziano a mezzogiorno, proprio per devozione. Infatti appunto sono fatti proprio per ringraziare San Giuseppe per una grazia ricevuta, oppure per chiedere una grazia a San Giuseppe. E sicuramente la lavorazione, diciamo il lavoro per gli altari, richiede molto tempo. Infatti si inizia circa un mese e mezzo prima con la costruzione della struttura e con la lavorazione dei pani, che sono fatti tutti rigorosamente a mano. E sono lavori molto minuziosi che richiedono maestria e pazienza, infatti sono delle piccole opere d'arte. E gli altari vengono ricoperti di alloro e mirto, che noi chiamiamo murtidda, diciamo come simbolo di propiziazione.
come simbolo propiziatorio, e poi vengono appesi anche arance e limoni che hanno significato di abbondanza, di sfericità della terra. Ovviamente sono appesi poi tutti i pani che hanno significato sacro ma anche profano, diciamo. Sicuramente il lavoro della Proloco è importante perché ogni anno i volontari della Proloco di Salemi si fanno, diciamo, carico di un lavoro di divulgazione per i turisti, proprio per avvicinare la gente a questa nostra festa a cui noi siamo molto legati. E poi è importante anche perché è una festività che ha origini molto antiche, che però viene mantenuta e continua a essere mantenuta dai giovani, che cercano appunto di continuare a dare voce a questa tradizione per far sì che non si perda mai, insomma, che rimanga viva nelle menti di tutti. E proprio per questo la Proloco ha organizzato anche un laboratorio del pane insieme ad altre associazioni, che ospiterà anche molte scuole, anche scuole elementari, proprio per cercare di far toccare a tutti con mano la tradizione e per far sì che questa arte dei pani non si perda, insomma. Le cene di San Giuseppe sono l'attrattiva principale della festa e l'amministrazione comunale ha allestito la prima, che come sempre diventa un appuntamento irrinunciabile per i visitatori provenienti da tutta la provincia, pronti a immortalare i tre bambini che dovranno assaggiare le 101 pietanze previste dalla tradizione. Abbiamo chiesto ai visitatori della giornata cosa ne pensassero. Nell'occasione della festa di San Giuseppe ho pensato di invitare questa mia amica che non aveva mai avuto occasione di vedere e io invece conosco molto bene. Ci hanno fatto vedere come si realizzano queste opere d'arte e insomma adesso aspettiamo di veder mangiare i santi. Ho spiegato alla mia amica che in questo caso sono tre, quindi Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe. In altri casi sono cinque perché aggiungono Sant'Anna e San Gioacchino. Sono 101 pietanze. Tutte rigorosamente senza l'utilizzo della carne. Ma io non ho mai visto una cosa così con questo lavoro artigianale, è molto bello, sì. Siamo abituati, noi a Verona, che è vicina alla nostra città, ci sono molte cose artistiche, però una cosa così è tipica del sud come a Napoli, no? Così, queste processioni, c'è la banda, questo. È bello, molto. È veramente una bella manifestazione, anche perché spesso si trova questa bella temperatura che favorisce la passeggiata. Un piacere vedere e ammirare questi altari, frutto di tanti sacrifici, penso, perché ci sono donne che lavorano da tanto tempo per realizzare queste cose. Le donne della Proloco di Salemi sin dalle prime ore del giorno sono impegnate nella realizzazione dei panuzzi, prodotto tipico decorativo dell'evento. Ce ne parla Rosanna Sanfilippo. Stiamo realizzando i pani di San Giuseppe, i nostri pani, per farli vedere un po' ai turisti, alle persone che vengono, per farli vedere la realizzazione manualmente come si fanno, perché tutti chiedono come fate a fare queste cose così piccoline, eccetera. Quindi stiamo facendo questo laboratorio ogni anno per la promozione del nostro pane, del nostro territorio. Si impasta la pasta con acqua, sale e un po' di strutto e un pochino, pochissimo di lievito. Poi realizziamo queste le varie forme che sono, rappresentano il tripudio della natura, perché San Giuseppe cade proprio il 19 marzo e l'inizio della primavera e rappresenta appunto la natura che fiorisce, che si trasforma. Questi sono i pani piccolini che vanno appesi nella cena un po', diciamo, per abbellirla, e poi ci sono i pani principali che sono il cucciolato che rappresenta Gesù Bambino, la palma che rappresenta la Madonna e il bastone che rappresenta San Giuseppe. Un piccolo ma significativo altare è stato realizzato anche dalla Proloco nei suoi locali, ce ne parla il presidente Peppe Pecorella. È un segnale importante perché
lo teniamo per tantissimi giorni o comunque anche mesi, fino a quando le condizioni del pane resistono, e quindi diventa anche un momento di trasmettere questa tradizione a chi transita in momenti diversi. E la Proloco in questo senso ha fatto tanto e comunque continua a fare tanto, perché questo tramando, questa conservazione diventa importante per poterlo trasferire ai giovani e per cercare di non trascurarla, perché un domani possa essere abbandonata. Sergio Grillo, che fa parte della Proloco di Salemi, ci racconta i simboli legati ai pani di San Giuseppe esposti in molti angoli della città. Si conferisce una simbologia al pane, quale per esempio la scala, il martello e il chiodo, appunto per ricordare San Giuseppe, poi abbiamo la luna che ricorda la Madonna, le stelle che sono i santi, la colomba che è simbolo di pace, mentre poi abbiamo i limoni e le arance che sono simbolo di abbondanza insieme ai fiori, le fave che sono la generosità, il cane che sono la fedeltà, gli uccelli che sono la libertà. Il pane ha diverse simbologie, intanto troviamo al centro dell'altare 5 gradini, dove al primo gradino, è quello più basso, vi è il cucidato, ovvero il pane più grande, che simboleggia appunto l'immensità di Dio, la grandezza di Dio. Nel secondo gradino, mentre abbiamo lo stesso pane cucidato, quindi la parma, il bastone, il cucidato, però riprodotti in maniera più piccola. Nel terzo gradino abbiamo gli ostensori, il calice divino, quindi il sangue, il corpo di Cristo. E nel quarto gradino abbiamo le ampolle, mentre nell'ultimo gradino abbiamo il quadro che rappresenta la Sacra Famiglia. La giornata clou a Salemi per i festeggiamenti è quella del 19 marzo, in cui per l'occasione vengono allestiti gli altari votivi, costituiti da una struttura in legno ricoperta di foglie d'alloro e mirto, addobbata con arance e limoni, piccoli pani ricamati, detti cuddurelli, realizzati artigianalmente dalle donne del paese, raffiguranti animali, piante e utensili da lavoro. Un evento che si tiene ogni anno come da tradizione, ma che quest'anno per la prima volta ha previsto l'inserimento nel programma ufficiale delle manifestazioni degli inviti privati ad opera delle famiglie devote che aprono le porte delle loro case alla collettività. Abbiamo intervistato la signora Tea della famiglia Rinaudo Ribaudo e poi visitato l'altare della famiglia Gaudino. Dopo la pandemia si è ripreso a fare privatamente ma anche pubblico questi altari di San Giuseppe. I bimbi sono qui e assaggeranno anche qui 101 pietanze? Sì, 101 pietanze che oggi sono più di 101, sono più di 170 veramente. Sono arrivate più di 170 pietanze che loro assaggeranno tutte e poi daranno, giustamente è normale, assaggiano e poi danno tutte le persone che sono qua. E poi iniziano con l'arancio e finiscono con la pasta con la mollica. Quanto è importante per questa città e per la vostra famiglia questo evento? Ah, per noi tanto, è un'esperienza bellissima. Ci ha coinvolti tutti, amici, vicini, tante persone che ci hanno aiutato. Avete collaborato perché siete devoti a San Giuseppe? Sì, però è stato un voto fatto a mio figlio e quindi abbiamo collaborato ancora più intensamente.
Le emozioni, il pathos e anche l'attaccamento di una comunità per quanto riguarda questa festa, che non è solo una festa religiosa, è proprio una condivisione di sentimenti, di emozioni di una comunità, appunto, quella di Salemi, sindaco. E quanta bellezza, mi viene da dire, certo, rivedendo le immagini, perché davvero questo è un po' il simbolo ormai che abbiamo a Salemi attribuito in questi anni, cioè città dei pani, ma direi anche della bellezza dei pani, perché attraverso i pani si esprime non soltanto quello che rappresenta un po' il mondo del grano, la condivisione in tutta l'area mediterranea che questo nei secoli ha rappresentato, ma anche la capacità e la possibilità di sfamare la gente, di renderla via via sempre più autonoma, libera. Insomma, credo che sia un simbolo davvero importante che questa festa racchiude. Ecco perché le origini di questa festa non hanno una data, proprio perché appunto affonda le radici già nel paganesimo, quindi era un po' legata alla festa di primavera, dell'abbondanza, della rinascita. Questa simbologia è stata attribuita, poi è stata trasferita attorno a San Giuseppe, che cade proprio in quei giorni. Attraverso questo, tutta la simbologia cristiana, ma anche precristiana, che riguarda l'artigianato, che riguarda la storia di tutti i giorni vissuta da chi va nei campi, li coltiva, vede crescere proprio il frutto e poi riesce a trarne anche giovamento, non soltanto in termini appunto di sostentamento fisico, ma anche poi materiale, e perché no, un sostentamento per l'intera comunità di carattere anche immateriale, perché questi erano momenti di incontro dove la gente appunto si incontrava e si stava insieme, di incontro anche di generazioni diverse che venivano attorno a questa festa con mesi di preparativi, chiamate a stare insieme e quindi a trasferire reciprocamente esperienza, ma anche freschezza e innovazione. Ecco, tutto questo chiaramente quest'anno per noi ha un significato particolare. Questo significato è dato dai 10 anni dai quali abbiamo rilanciato questa festa, che aveva perso un po' la sua tradizione perché era venuta meno la parte legata soprattutto all'aspetto appunto religioso, e quindi noi l'abbiamo trasferita all'interno del centro storico, incastonandola nelle nostre chiese sconsacrate, piuttosto che facendola all'aperto, mettendo i pani in affiancamento, cioè mettendo accanto, ma anche creando un contrasto tra i pani e i nostri monumenti e la bellezza dei nostri monumenti. Quindi tutto questo chiaramente ha avuto un senso, perché di anno in anno è cresciuto anche con una vocazione che ha guardato all'arte contemporanea. Ogni anno c'è una mostra che vede declinazione contemporanea di questa antichissima tradizione. Esattamente, dico, perché poi certamente è una festa religiosa, però diciamo che bisogna, da sindaco certamente, da quindi responsabile di una comunità amministrata, farla diventare anche un momento di attrazione, quindi turistica, non solo da fuori la Sicilia, ma anche per il territorio che riguarda la provincia di Trapani. Questa è stata una grande sfida che hai vinto, mi sembra, in questi 10 anni. Ma certamente abbiamo... Quindi sei riuscito a coniugare appunto i due aspetti: il folklore, quindi l'attrazione turistica, e non solo, ma soprattutto ridando una dimensione religiosa con il supporto appunto delle autorità religiose. Esatto, e quest'anno tutto questo ha comportato che c'erano anche 5 allestimenti di altari e quindi di cene, con tanto di pranzo dei santi eccetera, fatte in abitazioni private, che sono ritornate dopo anni di assenza, quindi legate alla devozione. Magari uno stimolo in più è arrivato anche dal fatto di non aver mollato la tradizione nel momento in cui veniva meno questo aspetto. E io credo che sia questa la forza di una festa di comunità come è quella di Salemi, cioè quella di partire dal tenere insieme tutto il mondo, appunto, come dicevo, intergenerazionale, le scuole che negli anni hanno fatto anche al loro interno degli altari, hanno fatto lavorare il pane ai ragazzi, le persone con più esperienze e più giovani, l'aspetto religioso che è venuto meno, ma soprattutto una proiezione verso il futuro con l'arte contemporanea e una proiezione verso l'esterno. Cioè,
tanto si è più forti nelle proprie tradizioni quanto tutto ciò può avere un rilievo anche che va al di là del proprio territorio. Quindi si sprovincializza automaticamente quello che potrebbe apparire legato esclusivamente al territorio e diventa patrimonio collettivo. I nostri pani di San Giuseppe sono stati presenti all'Expo nel 2015, i nostri pani sono stati al centro di una sfilata di Dolce & Gabbana 4 anni fa a Palermo. Insomma, siamo riusciti a farle diventare appunto una immagine importante ed emblematica per Salemi, ma mi permetto di dire per tutto il nostro territorio. E questo credo che sia un solco che chiaramente va proseguito, migliorato, come sempre si può fare, però che abbiamo tracciato. Siete riusciti con la tua amministrazione, con i testati ovviamente, a dimostrare che Salemi davvero è un museo naturale. Tu poco fa accennavi alle chiese sconsacrate, beh, ci sono dei luoghi magici certamente, Castello e non solo, che riguardano appunto la tua città. Un museo vero e proprio, da ovunque quasi la si guardi. Sì, e questa è anche la cosa bella che contraddistingue Salemi e che abbiamo provato a valorizzare con una serie di interventi, anche con tanti finanziamenti che siamo riusciti ad intercettare e che erano necessari per recuperare alcune zone, alcune aree dove insistono opere di Francesco Venezia, piuttosto che la bellissima Piazza Licia progettata da Alvaro Sizza, quindi tra i maggiori architetti contemporanei, diciamo, che abbiamo davvero sul panorama mondiale. E tutto questo è stato possibile grazie ad un lavoro faticoso fatto negli anni, che prima di tutto è stato dato dalla continuità amministrativa e dalla stabilità che c'è stata all'interno di questo gruppo che è andato avanti. E questo ci ha consentito oggi appunto di valorizzare, di avere il tempo, la possibilità, non dovendoci occupare di quisquilie, non perché non ci siano state discussioni da affrontare all'interno del gruppo eccetera, ma l'abbiamo fatto sempre con grande responsabilità, e di questo ringrazio tutti, perché tutti eravamo proiettati verso appunto l'immagine di Salemi che poteva andare al di là, e quindi il circuito dei borghi più belli d'Italia, dei castelli di Sicilia, con il quale abbiamo girato diverse fiere del turismo in Europa, compresa quella di Londra. Insomma, c'è stato un lavoro di promozione che è partito da una bellezza che non è chiaramente merito sicuramente, certo, di chi vi parla, ma è una stratificazione che nei secoli, il castello, voglio dire, Normanno Svevo e tutto quello che c'è attorno, il potenziamento del museo archeologico, insomma abbiamo investito sulla storia e sulla bellezza, sapendo che non è un investimento fine a se stesso, ma che tutto questo aiuta a proiettare un'immagine che è stata ben apprezzata in circuiti più ampi. Non ultimo, quello che poi abbiamo voluto non a caso lanciare alla fine, attraverso il lancio del progetto delle case a un euro, in questi giorni... E lì che stai arrivando, ma la BBC che fine ha fatto? La BBC ha fatto il suo lavoro, vi racconto adesso alcuni risultati. Grazie. Che ne sono stati, non soltanto... Sai che sono curioso, mi ci sono state queste 9 puntate che hanno riguardato Salemi sulla BBC One, quindi il primo canale, diciamo così, inglese, ma questo ha riguardato un po' tutto il mondo anglosassone. Ebbene, abbiamo una serie anglosassone e comunque mitteleuropeo e tutto il mondo legato anche alla lingua inglese, e abbiamo avuto diverse soddisfazioni. C'è un mercato immobiliare che inizia, seppur con una certa lentezza, ma comunque a svegliarsi, con gente che dall'estero vuole acquistare o ha già acquistato, perché sono state acquistate diverse case che sono state ristrutturate. Una su tutte è quella della serie famosa, che è stata acquistata attraverso Somsby, che è una delle più grandi e importanti case d'asta immobiliari che ci sia in Europa e che opera in tutto il mondo, e lì è stata venduta e quindi il nome è iniziato a circolare. Questo ha creato un effetto diciamo così di attrazione. Oggi abbiamo inaugurato anche un momento che sarà inaugurato ufficialmente nei prossimi, ma già si può dire nelle prossime settimane, un tour operator, ma un operatore direi anche culturale, che ha inventato un format. Abbiamo dato dei locali comunali dove all'interno si svolgono dei corsi di ceramica a pagamento per soggetti che vengono da diverse parti del mondo. Il player è australiano, è arrivato attraverso
attraverso, diciamo, la visione della serie nella BBC. Questo player australiano ha fatto un investimento dove è possibile venire per una settimana, lavorare la ceramica, quindi legandosi anche al territorio, che è un'altra delle cose importanti del nostro territorio. Per questi soggetti che vengono dall'estero, e già ci sono prenotazioni dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dal Canada, dagli Stati Uniti, e questo chiaramente metterà in moto ulteriore attenzione, e quindi mi auguro ulteriori investimenti per il Uno degli obiettivi di, appunto, di questi contatti con la BBC e non solo, l'idea delle case onore era quella di far diventare una parte di Salemi una sorta di albergo diffuso. Da questo punto di vista, a che punto siamo arrivati? C'è anche lì una società che ha vinto un bando per una serie di immobili che dovranno essere recuperati e destinati a questo utilizzo, perché è chiaro, deve essere chiara una cosa che io ho sempre sottolineato: la struttura dell'albergo diffuso è esattamente confacente alle caratteristiche, certo, territoriali del nostro centro storico e dell'obiettivo di valorizzazione del centro storico, però a fare poi l'investimento diciamo, e a gestire soprattutto tutto l'albergo deve essere il privato, cioè il comune si ferma nella parte di stimolo e il resto. Tutti i tentativi di albergo diffuso pubblico a cui abbiamo assistito sono falliti, perché ovviamente ciascuno deve fare il proprio mestiere, come si dice in gergo, quindi è importante un'interazione forte tra le varie parti, però è importante che poi siano i privati, insomma, è chi sa fare quel mestiere a gestire eventualmente l'albergo. Quindi anche lì è un progetto che è alla stipula del contratto per quanto riguarda la cessione degli immobili, e quindi vedremo un po' quelle che saranno. Senti, burocraticamente, da sindaco, come hai messo in condizione tutti questi nuovi imprenditori, nuovi players a non incappare nelle solite maglie, insomma, della lentezza burocratica? Hai adottato qualche misura strategica, certamente? È stato faticoso, però devo riconoscere che la maggior parte poi del merito è stata di chi, coloro i quali, spesso scegliendoli dove è possibile, hanno partecipato e hanno dato una mano. Un po' di fortuna con alcuni concorsi che sono stati fatti, specie per le fasce, chiamiamole dirigenziali, anche se noi non abbiamo tecnicamente la dirigenza, questo ci ha consentito di accelerare alcuni processi, alcuni percorsi. Ovviamente devo dire che una buona parte, la maggior parte della macchina comunale si è adeguata a questi tempi a cui non erano abituati, e tutto questo ci ha consentito, con degli aiuti esterni e grazie a un ottimo segretario generale che poi ha coordinato tutto, di riuscire a puntare sulla concretezza piuttosto che sulla burocrazia fine a se stessa, perché attenzione, gli adempimenti burocratici che spesso vengono bollati come un problema, in un certo senso, entro una certa misura, sono non solo importanti, direi necessari, a fine di evitare che la pubblica amministrazione diventi preda di speculatori a vario titolo. Però tutto questo di contro non si può neanche trasformare in un blocco continuo e costante. Ecco, è un equilibrio difficile da trovare, ma se abbiamo intercettato e siamo in fase di spesa già di progetti per 26 milioni in una cittadina come Salemi in questi 5 anni, e parliamo di quelli decretati, perché almeno altri 5, per altri 5 attendiamo il decreto, ma non li metterò neanche nel programma delle cose realizzate, perché quelli appena arriverà via via e man mano arrivano i decreti se ne parla. 25 milioni, di cui buona parte è già realizzata, e grazie allo sforzo enorme fatto dalla macchina amministrativa, che posso dire che, diciamo, con qualche eccezione ovviamente, per carità, ma che ha sostenuto l'amministrazione. Sindaco, hai rischiato, tra virgolette, insomma, di candidarti per il terzo mandato, se fosse passata appunto la proposta. Ti dispiace che non è possibile? Non è una domanda, è un'affermazione la mia. No, capisco l'affermazione, e certamente, tanto mi permetto di dire, il fatto che non ci sia stata neanche la possibilità di valutarlo, mentre in tutto il resto d'Italia lo si fa, è un limite enorme e davvero inspiegabile, che solo la Sicilia può rappresentare nella sua spesso dimensione. Come dire, tra il farsesco e l'onirico, diciamo, noi inseguiamo spesso il mondo dei sogni, quei sogni che vengono da un passato glorioso, ma di cui spesso non siamo all'altezza di esserne davvero gli eredi. E credo che questo è uno degli elementi, non perché riguarda il terzo mandato, dove poi dirò anche qualcosa di personale, certo, però è veramente qualcosa che è
inspiegabile, cioè non allineare la Sicilia, unica regione che resta fuori da questo percorso, al resto delle istituzioni, dopo aver perseguito il terzo mandato quando non si poteva fare perché mancava l'allineamento nazionale fino allo scorso anno. Cioè, è davvero una contraddizione in termini sulla quale io non aggiungo e non intendo aggiungere altro. Però questo spesso dà il senso di come è stata utilizzata l'autonomia in Sicilia, e allora lì dovremmo riflettere, non tanto per l'impossibilità di quei pochi sindaci che avrebbero potuto avere la possibilità di ricandidarsi. Poi io lo dico con molta franchezza, avevo considerato che questa storia del terzo mandato è entrata a gamba tesa alla fine di gennaio e che fino ad allora ormai sembrava una cosa non più realizzabile, avevo avviato anche altri percorsi, per cui sarebbe stato complesso fare una valutazione, e sarebbe stato complesso e difficile per me anche emotivamente, perché di fronte ad un bivio io non so cosa avrei scelto, ma non sarei stato insensibile sicuramente rispetto alla responsabilità che sento nei confronti della comunità che ho amministrato, che è la mia comunità, della comunità nella quale vivo. Mi risulta che te lo chiedano comunque di non lasciare Salemi, così a prescindere, poi ne parliamo appunto delle eredi. Una discussione che abbiamo in atto, io in queste ore mi occupo esattamente e mi sto occupando come se fossi io il candidato di tenere insieme la squadra che c'è stata, di ampliarla, di cercare anche di dare una connotazione innovativa nella continuità, perché questo credo che sia giusto, bisogna sempre mettersi in discussione e innovarsi, ma non disperdere il lavoro che si è fatto. E quindi questo sarebbe stato per me davvero un onere enorme, cioè misurarmi con questo dilemma. Allo stesso tempo adesso bisognerà vedere che cosa succederà. Certamente mi è stato chiesto da più parti di esserci e io comunque ci sarò, intanto in questa fase, non soltanto come sindaco fino all'ultimo giorno, ma anche con le mani un po' più libere, diciamo così, per non essendo direttamente il candidato, per poter dare una mano a tenere insieme quello che è stato già messo, quello che ha tenuto negli anni, che ripeto è la vera risorsa sulla quale investire, aprendo ad altre forze compatibili, senza fare operazioni dalle quali poi non si riesce ad uscire, dalle anche quali perché poi sei non sempre si ottiene segretario provinciale del PD. Quello senza ombra di dubbio, lo sono sempre stato, e devo dire che Salemi da questo punto di vista, nonostante noi non votiamo con il sistema proporzionale, quindi non ci sarà il simbolo, diciamo lo sa bene, ma sa allo stesso tempo che il mio obiettivo principale è stato sempre quello di dare un governo alla città di Salemi e soprattutto portare dei risultati alla città di Salemi, non superando limiti che non riguardano soltanto la collocazione politica, che è importante ovviamente, ma soprattutto che riguardano il modo di intendere la politica, cioè una politica di servizio per gli altri, non una politica a servizio di se stessi. Hai parlato mi ero preparato, stavo pensando ad altri progetti, aprendo altre finestre. Quali progetti, quali finestre? Beh, intanto è chiaro che io vedrò di continuare a dare una mano all'interno dell'associazione ALI, di cui sono presidente, in Sicilia, sono nell'ufficio di presidenza nazionale, con Matteo Ricci abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo entrambi, soprattutto lui ha fatto un ottimo lavoro negli anni precedenti, e siamo entrambi adesso in uscita, quindi vedremo come, se ci sarà la possibilità di continuare a dare appunto una mano in termini di esperienza, ma oltre a questo si tratta anche di percorsi personali, professionali, che è necessario che io riprendessi dopo anni di esercizio dell'attività a tempo pieno, e quindi questo è un altro aspetto, un altro settore, poi per il resto vedremo che cosa il tempo, diciamo, ci offrirà. Va bene, non sfrugulio più di tanto, avremo modo più in là appunto di soffermarci su queste cose. Così come ci soffermeremo a lungo, voglio sperare, compatibilmente con i tuoi impegni su ciò che sono stati questi 10 anni. Però, siccome ho ancora 10 minuti di tempo, io qualcosa te la farei dire. Come la lasci Salemi? Ma se dobbiamo utilizzare un parametro, diciamo così, che è caro anche un po' a tutto quel mondo che negli anni ha rappresentato le istituzioni, scomodando anche, senza volerli citare direttamente, ma diversi soggetti che mi hanno preceduto, io credo che Salemi
la lascio in condizioni migliori di come l'ho trovata. E questo è un punto di partenza non autoreferenziale. Io mi riferisco a dati, attenzione, e allo stesso tempo aggiungo, onde evitare appunto di scadere nell'autoreferenzialità, non la lascio certamente perfetta, quindi su questo non ho il benché minimo dubbio. Se dovessi fare un elenco delle cose che non vanno, probabilmente riuscirei a farlo ancora più completo dei miei oppositori, come tutti coloro i quali amministrano la propria città. Però, per esempio, qual è il tuo rammarico principale per ora? Ma il rammarico principale in questo momento è che non siamo riusciti complessivamente, in un contesto siciliano, anche lì dove vanno date tutte le responsabilità, ma che non siamo riusciti a trovare una condizione adeguata, per esempio, per la gestione idrica, che è un problema comune. Quindi lì è un problema del lato idrico, certo. Il problema del lato idrico, il problema dell'assoluta assenza e inadeguatezza delle strutture necessarie per affrontare anche un periodo di siccità. Devo dire, la regione ha combinato dei disastri, ma alla fine tutto questo declinato sui vari livelli non è stato possibile realizzarlo. Sull'ordinaria amministrazione, la manutenzione, come tutti i comuni, soffriamo perché abbiamo dei limiti dati dal bilancio. Però per il resto faccio un esempio banale: siamo passati da 0 a 48 posti di asilo nido operanti sul territorio, e questo credo che sia un'iniziativa che ha dato la possibilità a molti giovani di scegliere di lavorare magari a Palermo e vivere a Salemi, di lavorare a Trapani e vivere a Salemi e muoversi. Allo stesso tempo la stessa raccolta differenziata, che supera l'80% ormai da noi in termini stabili, ma che poi non consente, per la carenza di impianti, a dare un adeguato abbattimento delle tariffe e dei costi ai cittadini. Quindi c'è un problema di sistema che prima o poi dovremo affrontare. Non è per scaricare queste responsabilità sull'ente regionale, che già si sa che ne ha tante. Il problema è che se noi non affrontiamo seriamente questi temi, e se questi enti intermedi non tornino ad essere a supporto e a sostegno degli enti di prossimità, che sono i comuni, e quindi se la politica in generale a livello nazionale e regionale non mette al centro i comuni e le politiche dei comuni, non i sindaci, non gli amministratori, ma i comuni, che quindi sono i cittadini, è chiaro che questo non produrrà assolutamente nulla di buono. Noi abbiamo visto dei tagli enormi. Negli ultimi 10 anni siamo passati da, meno credo, 8, da 900 milioni a 300 milioni di trasferimenti. Cioè, in che condizioni possiamo assicurare i servizi, considerato che da noi non ci sono le aziende che finanziano altri comuni in altre regioni e in altre aree d'Italia? Di chiunque sia la responsabilità. E questo oggi è la parola vincente serio. È la strategia vincente, è quella del project financing? Anche, ma non soltanto, non si può fare tutto in project financing. Ci sono alcune cose che possono essere delegate appunto al project financing, ma non tutto può essere fatto così. Cioè, è chiaro che ci sono alcune cose che invece devono essere gestite direttamente dal pubblico, perché altrimenti diventa poi un problema. Se pensiamo all'acqua, io sono perché i privati mettano a disposizione la loro esperienza nella gestione materiale e quotidiana, ma la governance deve rimanere una governance pubblica. Perché se passa di mano la governance dal pubblico al privato di beni essenziali per i cittadini, questo diventa un problema, perché diventa un problema esclusivamente economico. Ed economicizzare tutto quello che riguarda la vita quotidiana dei cittadini significa automaticamente lasciare più indietro chi è meno attrezzato dal punto di vista economico. E quindi da questo punto di vista credo che ci sia da riflettere, da ripensare molto nel nostro paese, che è quello che sta accadendo con la sanità. La sanità che continua a costringere il cittadino a rivolgersi al privato per avere efficienza nei tempi, quantomeno temporale, è un fallimento per tutti. Perché è un fallimento? Perché comunque i soldi che vengono investiti nel pubblico, e che sono soldi dei contribuenti, non ritornano ai contribuenti stessi. Perché oggi provate a prenotare una visita e vedrete che se non andate nel privato non ci sarà la possibilità di farlo. Allora torno a dire, in questi anni abbiamo cercato di rendere Salemi un ufficio di prossimità. Come? Anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali. Noi eravamo a 0 assistenti sociali quando i parametri ne obbligavano 2, dovevamo avere 2, e oggi abbiamo 2 assistenti sociali a tempo indeterminato, che sono quelli che la legge ci obbliga ad avere. E non è tanto per avere 2 impiegati in più, ma significa poter dare a chi è più indietro, a chi è più in difficoltà, un'assistenza vera, concreta, materiale, non soltanto legata
alle opportunità, diciamo, generiche per tutti, ma se un cittadino oggi ha bisogno, abbiamo anche uno sportello per la famiglia con due psicologi, quindi abbiamo una condizione per cercare di lenire il disagio, andare incontro al disagio, che è notevole. Ecco, questo è un altro delle cose che mi fa molto piacere di aver fatto, perché credo che essere passato da un ufficio che, ripeto, non esisteva, ad un ufficio potenziato al punto di essere uno dei più produttivi anche in termini di bandi del PNRR, quindi stiamo acquistando dei mezzi elettrici che riguardano i cittadini come mezzi di trasporto, soprattutto i più anziani, mezzi elettrici per i disabili, ampliandone il servizio per la potenzialità dell'utilizzo. Dico, tutte queste cose sono state possibili perché c'è stato un ufficio che era in condizioni di poter reggere diciamo così, le sfide che c'erano in termini di bandi, perché con i soldi comunali tutto questo non sarebbe stato ovviamente possibile. Senti, ma il sindaco di un comune importante, però piccolo come Salemi, può, tra virgolette, spiegare ad altri sindaci come si fa il sindaco, magari di comuni più grandi? Non credo che poi, se in un'altra vita farò il docente, metterò a disposizione la mia esperienza, diciamo, ma non è questo il caso. Un sindaco può diciamo, fare attraverso quello che fa, possibilmente sperando che lo fa bene, poter essere tenuto in considerazione. Devo dire che tante volte io ho chiesto suggerimenti ai miei colleghi che avevano fatto delle cose, lo stesso è stato al contrario. Credo che un sindaco, ecco, quello che non deve fare, è quello di pensare di avere tutte le soluzioni e di bastare a se stesso. L'autoreferenzialità è una malattia diffusa in politica, nell'amministrazione, specie quella verticistica come quella che rappresenta un sindaco, che dopo essere eletto è il detentore di un potere, ma nell'esercizio di quel potere deve mettere umiltà e soprattutto non deve assolutamente pensare di avere in tasca tutte le soluzioni. Bisogna in sintesi studiare, confrontarsi e andare avanti e poi guidare con grande determinazione, perché altrimenti non si fa nulla. Pochi, a meno da quello che mi risulta, lo hai perso nel corso degli ultimi 5 anni, parlando di insomma, persone che erano appunto vicini a questa amministrazione, ma sei riuscito, credo, anzi ne sono sicuro, poi ad attrarre, per quello che ha fatto, altri che magari non erano previsti. Che consigli darai agli eredi dell'amministrazione venuti? Ma io quello che consiglio, a parte quello che ho appena detto, cioè di non pensare di essere bastevoli a se stessi, cioè questo è un errore che non si deve mai fare, è quello di tenere unito il gruppo, perché qualche cosa si è persa, è vero, ma non è mai andata oltre diciamo, la tenuta della maggioranza. Certo, cioè certo. Noi siamo sempre rimasti in maggioranza in Consiglio Comunale, abbiamo lavorato bene con il Consiglio Comunale e quindi bisogna lavorare anche scontentando qualcuno, perché poi è chiaro che talvolta qualcuno, magari perché ha pretese eccessivamente sose o per altri motivi, anche politici, naturali, di evoluzioni del pensiero che li porta da una parte o dall'altra, possono andare via, però la stabilità è data dal tenere il gruppo partecipe e insieme, unito. Cioè da lì diviene la vera forza di un'amministrazione, perché quando tu devi combattere ogni giorno con il Consiglio Comunale o talvolta all'interno della stessa Giunta per tenere uniti tutti, disperdi talmente tante di quelle energie che poi non riesci a lavorare. Quindi il primo consiglio, che per esperienza e non per presunzione mi sento di dare, è quello di lavorare con fatica, dedicando ogni giorno un po' del tempo a tenere tutti uniti. Si recupera questo tempo poi nel non dover rincorrere nessuno e nel far sì che tutti possano essere responsabili delle azioni che si compiono, avendone anche dei riconoscimenti, ma anche avendone la responsabilità qualora le cose non vanno bene. Quindi responsabilizzare è poi alla fine quello che più importa. D'altronde responsabilità e consapevolezza sono l'emblema e due punti cardine della libertà, altrimenti non c'è libertà nell'agire. E credo che questo sarà fatto, perché ho la sensazione che questo è stato un messaggio che è stato recepito, e la tenuta fino ad oggi del gruppo, nonostante diverse ambizioni legittime che si devono poi portare a sintesi e che già stanno ormai arrivando a sintesi, sono fondamentali per poi andare avanti. Va bene, adesso l'ultima domanda la facciamo al segretario provinciale del PD. Ok, ti va? Certo, ci mancherebbe. Accetti questo, l'ho accettato come PD l'invito dei PSI a trasferirvi nella loro sede? Ma io intanto ringrazio Nino Oddo per questa offerta che ci ha fatto, ma voglio dire che al netto di quelle che possono essere
tutti in retroscena, alcuni anche antipatici di questa situazione. Penso che non ci sarebbe stato motivo di arrivare a questo, fermo restando che c'è un quadro complessivamente che riguarda la politica disastroso dal punto di vista del finanziamento, perché se tu non hai possibilità di finanziare i partiti, non hanno la possibilità di finanziare la loro attività sul territorio e se la fanno finanziare da altri, si creano dei pasticci enormi, e quando sono soltanto gli eletti a doverla finanziare si creano quasi delle satrapie che poi devono essere gestite. Insomma, una cosa antipaticissima, per la quale, facendo mea culpa, credo che noi che abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti, e io non sono mai stato d'accordo, dovremmo fare davvero un mea culpa enorme di fronte anche ai cittadini che sono impoveriti, non sono arricchiti. Poi era chiaro che andava rivisto, c'erano delle situazioni fuori controllo, per carità, tutto va perfezionato, però quando tu butti l'acqua sporca con il bambino, come si suol dire, hai sempre la responsabilità di avere buttato via un bambino, e questo, diciamo, che non è assolutamente accettabile. Da questo punto di vista credo che però la soluzione si troverà, magari spostando la sede altrove. Io ho lavorato e in questo senso ci sono parecchi amici che sono disponibili, okay, a mettere a disposizione anche gratuitamente la sede, e questo magari ci porterà ad aprirla quanto prima. Di questo ne sono, però ne sono l'apertura del PC ovviamente è una sonda che è aperta fino al 30 di aprile, non però, è chiusa, però, quindi cercheremo di dare continuità. Ok, dico però l'apertura del PC è un po' un modo per dire che ma fare, possiamo ritornare a parlare come elementi di centro-sinistra o ancora una volta ci dobbiamo poi dividere ognuno per la propria strada? Su questo sia Oddo, ma penso anche lei, che è un attento lettore della realtà, sa che soprattutto Galluffo, il nuovo segretario provinciale, sa che con me, sì, certamente, io mi riferisco a chi ha fatto l'offerta, sì, quindi certo. Poi adesso ci arrivo. Sa che con me sfonda una porta aperta. Io sono stato al congresso che ha eletto, è vero. Che ha eletto Galluffo segretario, ho detto che quanto prima, e non appena sistemerò alcune situazioni che chiaramente riguardano anche Salemi e alcune questioni che riguardano le amministrative, ci siederemo a parlare di prospettive, perché io sono convinto di questa cosa, ma lo ero convinto anche prima, e credo che questa volta, al di là di quello che si dice, non è qualcosa che rimarrà detto, perché stiamo vedendo che l'assenza di politica spesso e volentieri dà spazio ad azioni di forza anche tra i partiti stessi che dovrebbero comporre una coalizione, che arrivano ad un punto di esasperazione tale che poi alla fine non si riconosce più qual è l'obiettivo, che è quello di costruire un progetto comune per rendersi credibili agli occhi dei cittadini. Però sta parlando con Conte e con i 5 Stelle. E quindi parlo con tutti coloro i quali, ma anche da parte nostra c'è stato spesso una certa velocità nel liquidare le questioni, come una diatriba, come se fossimo allo stadio, tifando per l'uno, tifando per l'altro, anche al nostro interno lo facciamo. Quindi io non do lezioni a Conte e 5 Stelle, però credo che quello che sta accadendo debba portare tutti a riflettere che per fare politica bisogna intrecciare relazioni, e quindi queste relazioni devono essere vere, concrete e soprattutto mirare non tanto al posizionamento degli attori politici ma agli obiettivi che si vogliono raggiungere, e poi di posti ce ne possono essere per tutti, però se non si fa questo non si va da nessuna parte. Io credo che la questione PD socialisti è stata legata a vicende esclusivamente di carattere personale che non possono sovrastare la politica e gli obiettivi della politica. Il centrosinistra è già in difficoltà in questo paese con un governo di destra che picchia duro dal punto di vista anche della presenza sui territori e dal punto di vista elettorale, che noi non possiamo permetterci di sacrificare tutto perché ci sono le elezioni europee. E allora questo lo dico a tutti gli alleati, torniamo a discutere di obiettivi, di minimi comuni denominatori dai quali partire, e io tra questi soggetti credo che i socialisti debbano esserci. Quindi immagino che sarà ipotizzata una sorta di stati generali del centro-sinistra, una cosa che vanno rilanciati prima o poi. Ormai è chiaro che fino alle europee questo è un sogno da raggiungere. Io sono molto concreto, allo stesso tempo dico, mi piace sempre guardare oltre, ho una visione, mi aggrappo alle idee, però non voglio apparire come un ingenuo. È chiaro che questo fino alle europee non sarà possibile, certo, ma il dialogo dovrà ripartire, appunto con una sorta di stati generali che devono togliere di mezzo alcuni malcostumi, perché vedi, il malcostume in politica non è soltanto quello ovviamente da condannare, che spesso leggiamo, fatto di pecore nere che ovunque si comportano male, malversano eccetera, quindi fenomeni di corruzione, certo, e quant'altro,
Ma è un malcostume anche quello di non assumere su di sé le proprie responsabilità. La politica deve assumersi le responsabilità di offrire ai cittadini un percorso di governo che poi i cittadini possono scegliere o non scegliere. Ma se non si parte da lì, vuol dire che già c'è stata un'omissione colpevole rispetto a quelli che poi sono i risultati. E se le cose non vanno bene, è anche responsabilità di chi non è in grado di assumersi la responsabilità di governare. Grazie Sindaco Venuti, ci rivediamo anche prima delle elezioni, non dico proprio a ridosso, ma vorrei piacere. Quindi tornerò da sindaco, se no saluto tutti da sindaco e poi tornerò magari in altra veste. Per quanto mi riguarda sì, poi, io con piacere. Deve essere pure accettato, certamente mi farà piacere a fare l'ultima intervista da sindaco di Salemi e poi vediamo il resto come ci incontreremo tu lì e io qua. È stato con noi Domenico Venuti, sindaco di Salemi. Grazie a voi per averci seguito. Questa è stata la Repubblica.